Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andremo ad osservare il funzionamento delle definizioni, quindi andremo a capire prima di tutto cosa sono, a cosa servono e poi vedremo alcuni esempi di come andare ad applicarli. In breve sono comunque delle formule dinamiche ed avanzate rispetto a quelle standard che abbiamo visto fino ad ora. Per aiutarmi a spiegarvi questo punto ho creato alcuni esempi. E andiamo a vederli uno alla volta. Allora, come vedete nel caso 1 che ho riportato qui, ho messo delle città, quindi questo è un utilizzo standard delle definizioni. E qui ho messo delle quantità, fin qui tutto normale. Poi andiamo a calcolare il totale e generalmente qui andremo a scrivere somma. E selezioneremo l'intervallo sommato. Quando noi andiamo qui, ovviamente vediamo una formula che non ci dice nulla. Quindi, per vedere anche a cosa corrisponde la formula, premiamo l'F2 e vediamo cosa va a selezionare. Qui, se vedete, io ho detto dimmi semplicemente il totale delle città. Perché? Perché ho definito una funzione, si chiamano gestioni nomi, ho creato una mia funzione che contiene appunto questa formula, così quando io lo desidero, al posto di scrivere una formula, scrivo semplicemente che voglio il risultato del totale delle città. Allora, come si fa a definire una definizione? Ci sono più modi. Vediamo il primo. Allora, dal menu formule troviamo questo bottoncino qua che si chiama gestione nomi. Allora, in questo caso andiamo a premere il tastino e ci compare questa finestra. Da questa finestra vediamo le eventuali gli eventuali nomi, funzioni che siamo già andati a creare. Adesso io ne ho già create alcune come esempio. E qui possiamo decidere se creare un nuovo nome, una nuova funzione, su modificarla oppure eliminarla. Allora, qui vedete totale città, io l'ho già creata. Se clicco su totale città, in basso mi dice che formula ho applicato. Allora, come vedete, ho fatto la somma. Poi, quando io faccio una definizione di un nome, me lo scrive in automatico, ovviamente, mi indica sempre il foglio a cui fanno riferimento gli intervalli o le celle. Questo perché le definizioni possono essere utilizzate anche su altri fogli. Faccio un esempio. Se creo un nuovo foglio e qui scrivo totale città e premo invio, ecco che anche qui io ho il totale delle città. Perché? Perché il riferimento che sta all'interno della definizione fa sempre riferimento a questo foglio e a questo intervallo. Quindi anche in questo caso, se volessi usare l'intervallo, la somma del totale delle città e farlo in questo foglio, dovrei fare una formula qui, formula con somma di 10, 10, 11, poi devo andare in un nuovo foglio a fare un'altra volta la somma di quell'intervallo, perché magari mi serve per fare qualcos'altro, dovrei fare allora uguale a o mi riprendo il totale, oppure gli dico questa selezione qua e premo invio, somma. E ottengo il risultato piuttosto appunto che dicevo che prendo il totale già fatto. Però così faccio due formule, no? E potrebbero non essere utili. Invece, utilizzando la funzione che ho creato, basta richiamare il nome della funzione e lui mi calcola il totale ovunque io sia all'interno del foglio Excel. Come faccio a notare qua, bisogna sempre stare attenti all'ambito in cui si va a creare la definizione. Allora, cosa significa ritorno in gestione nomi? Quando io sono andato qua e ho creato questo nome, questa funzione, l'ho associato alla cartella di lavoro. Cosa significa? Se è associato alla cartella di lavoro, significa che questa funzione, questo nome, può essere utilizzato in tutti i nomi, in tutti i fogli di Excel che vado a creare. Se avessi voluto limitarlo esclusivamente a questo foglio, adesso la ricreiamo nuova,
facciamo totale città 2, avrei dovuto nell'ambito dirgli che è valido solo per questo foglio. Poi qui gli dico che voglio fare la somma di questo intervallo, vedete comunque si autocompone e mi scrive lui direttamente tutto quanto. Chiudo e do conferma. Totale città 2. Se io vado qui e faccio uguale totale città 2, mi dà il totale. Se vado in un altro foglio e faccio totale città 2, vedete che non me lo trova proprio nell'elenco e se lo scrivo mi dà errore, dice no, non esiste. Appunto perché nella gestione dei nomi questa funzione è stata associata esclusivamente a questo foglio. Quindi a seconda di ciò che dovrete fare, potete associare le funzioni esclusivamente ai singoli fogli. Può essere utile come no, ad esempio, vi potrete chiedere perché non associarla sempre a tutte le cartelle di lavoro. Potrebbe essere che magari dovete creare la stessa funzione su più fogli che va a fare ad esempio una somma dello stesso intervallo ma di cose differenti e magari nominarla allo stesso nome. La funzione è sul foglio lezione 9, poi ne fate un'altra sul foglio lezione 10, la potete chiamare con lo stesso nome, quindi andate a creare dei duplicati consentiti. Se invece entrambe facessero parte alla cartella di lavoro, quindi disponibile su tutte le view di Excel, mettere lo stesso nome genererebbe un conflitto. Quindi questo è uno dei motivi. L'altro potrebbe essere che se metto cartella di lavoro e poi per qualche motivo vado a copiare un foglio e lo trasporto in un altro file, con il trasporto si trasportano anche le definizioni. Allora, se sono su cartella di lavoro si trasportano tutte le definizioni a prescindere dal foglio in cui io che vado a copiare. Se invece devo trasportare ad esempio il foglio 2, dove non ho nessuna definizione associata perché le ho associate tutte a lezione 9, non trasporterei nessuna definizione nel nuovo file. Quindi questo è un altro motivo. Allora, questo adesso lo cancelliamo. Andiamo a vedere un altro esempio, caso 2. Qui vado a fare un fattore di moltiplicazione, quindi faccio una formula che mi fa di 10 per un fattore di moltiplicazione che ho deciso. Allora, io posso creare anche un fattore, vedete, io ho detto che questa funzione è uguale a 10, quindi ho fatto nuovo e ho detto proprio che è uguale al valore 10. Quando io la richiamo, moltiplico praticamente il d10 per il fattore che l'ho valorizzato a 10, poi l'ho riportato su tutte le formule adiacenti. Se io modifico il fattore, possiamo vederlo come una variabile, lo metto a 15. Ecco che cambia il fattore di moltiplicazione. Ovviamente vi potreste dire è la stessa cosa, potrei scrivere 10 qui e dire al posto di moltiplicarlo per il fattore lo seleziono così e ottengo lo stesso risultato. È vero, diciamo che in ogni caso se devo utilizzare un fattore per fare delle cose un po' particolari e voglio che le formule diventino anche un po' più leggibili, è importante magari definire dei nomi per poter rendere le formule leggibili. Ad esempio, vediamo sotto. Ad esempio, vediamo il totale qui, che ho detto fammi il totale delle città, quindi mi prenderà, ipotizziamo che qui non ci sia, vedete che qui funziona lo stesso perché gli sto dicendo il totale per me in questo caso è totale delle città per il fattore, quindi è molto leggibile la formula. Al posto di dover magari scrivere somma di questo intervallo per questa cella qui che avevamo detto, quindi fare 10, vedete? Quindi se vado a leggere questa formula è poco comprensibile. Con i nomi diventa tutto molto più comprensibile. Ovviamente per vedere a cosa fanno riferimento i nomi, Shift F2, e se le definizioni puntano a delle celle che sono in questo foglio o in altri punti del file, vedete la selezione. Il fattore che è
una memoria, una variabile, abbiamo utilizzato il gestore di nomi per creare una variabile, non vi mostra nulla perché è cablato in nessun punto del nostro foglio di lavoro, ma è cablato proprio all'interno del fattore del nome che abbiamo definito. Un altro modo per definire le definizioni è nominarle da questo quadratino, questo box che vedete in alto a sinistra. Vedete, io qui ho scritto 10 e poi ho nominato questa cella in modo che si chiami divisore, quindi non si chiamerà più B21, ma si chiamerà divisore. Difatti, se io vado qui, faccio Shift F2, lui mi dice di fare di 10 diviso divisore, che in realtà è la B21. Quindi nel momento in cui io scrivo 20 o anche un testo indifferente o anche una formula non cambia nulla e vado qui e al posto di B17 la rinomino in test definizione e premo invio, ecco che questa cella non si chiamerà più B17, ma si chiamerà test definizione. Quindi se io ad esempio vado qua e dico test definizione, vedete che compare. Ecco la differenza rispetto alle funzioni che vedevamo nelle scorse lezioni. Quindi queste sapete che sono delle formule e funzioni che Excel ha preparato e che basta andare a richiamare per avere dei risultati di ciò che vorrete andare a fare. Quando vedete questo simbolino qua, si va a identificare tendenzialmente a delle definizioni, a dei nomi che stanno appunto dentro al box gestione nomi. Adesso che io ho definito questa definizione, quindi ho cambiato il nome a B17, se entro in gestione nomi, ecco che me la trovo qui, che me l'ha creata in automatico dicendomi lezione 9 B17. Vedete che ha messo anche i dollari, quindi sono valori assoluti. Ottimo. Quindi su questa prima parte avete compreso che potete utilizzare le definizioni per semplificare la lettura delle formule, piuttosto per semplificarvi la costruzione proprio del vostro modello, richiamando dei nomi che sono più semplici anche da ricordare. Avete visto che questo è il box delle definizioni, si possono creare qui, definirle sulla carta di lavoro piuttosto che su un foglio singolo. Si possono definire funzioni automaticamente, basta rinominare anche il range. Ad esempio, possiamo anche dire che questo range si chiama caso 1, vedete? Allora il caso 1, ecco qua, corrisponde a un range, vedete? L'ha selezionata, quindi non esclusivamente una cella, ma potete dire proprio anche un perimetro di celle che corrisponde a un definito nome. Bene, queste sono proprio le basi, l'ABC delle definizioni. In realtà la definizione è estremamente potente perché si riescono a fare cose estremamente complesse che con le classiche formule sarebbero irrealizzabili. Anche se questo è un corso base, ho deciso di introdurre una definizione un po' più complessa, giusto per farvi capire proprio la potenza di calcolo e ho scelto questo tipo di definizioni perché probabilmente potrebbe esservi utile se dovete gestire delle immagini e fare in modo che le immagini cambino in automatico a seconda del contesto. Allora, in questo caso, nel caso 4, io cosa gli dico? Voglio che nel mio documento ci sia un oggetto che cambia immagine in base a ciò che io scrivo nel box che ho costruito qui. L'oggetto dovrà cambiare in completato piuttosto che in WIP, quindi sono qui, ho un'attività, un lavoro da svolgere e dico se questo magari ho tanti di questi box inseriti con una descrizione e tutto quanto e devo dire se è completato o no. Allora, se metto un sì diventa poco leggibile, se metto ad esempio un'immagine come in questo caso diventa molto più evidente, soprattutto se dopo linkate queste informazioni in un PowerPoint dove le immagini aiutano molto a comprendere visivamente un impatto visivo molto più efficace. Allora, se io ad esempio metto no, vi mostro subito cosa succede. Ecco che qui per magia
l'immagine cambia da sola. Se metto sì, ritorna con completato, quindi ho completato sì, no, significa che è ancora in WIP. Come ho fatto a far trasformare, come faccio a far trasformare un'immagine completamente in automatico? Allora, semplice, tra virgolette, perché a questa immagine è stato applicato una definizione. Vedete, io richiamo una definizione che si chiama completato. Allora, adesso vi spiego come funziona e come realizzarla nel caso abbiate la necessità di farlo. Allora, la formula completa è questa, non spaventatevi, adesso ve la spiego e ve la scompongo. Allora, praticamente io uso la funzione indice che mi permette di selezionare l'oggetto, il riferimento che sta all'interno del mio range. Quindi vedete, ho selezionato quest'area qua, lui vede queste due immagini, quindi mi riporterà non il contenuto della cella, ma gli oggetti che ho messo in queste posizioni qua. Quindi l'indice mi serve esclusivamente per poter recuperare l'immagine dal risultato della mia formula, che sarà quella che poi l'indice andrà a caricare dentro qua. Il confronta mi dice se devo prendere la cella 1 piuttosto che la cella 2, quindi capisco se devo andare a prendere l'immagine 1 o l'immagine 2. Il se mi dice semplicemente che se io scrivo sì, vedete, allora mi restituisci 1, altrimenti 0. Poi con il confronto faccio la ricerca basandomi sul risultato 1-0 per capire se devo andare sulla colonna 1 o la colonna 2. Allora, se guardiamo le formule scomposte, le ho scomposte qui, il se, faccio un F2. Si basa su questa cella qua, esclusivamente su questa cella. Io dico, se la cella B32 è uguale a sì, allora mi scrivi 1. Se è uguale a 0, altrimenti mi scrivi no. Quindi scrivo no, o anche un qualsiasi altro valore, perché la formula testa solo il sì, vedete, scrive 0. Se scrivo sì, scrive 1. Se avete notato, il confronto a seconda se scrivo sì o no cambia anche quello. Quindi vedete, il confronto dice: colonna 1, se è no, mi prendi la colonna 2. Come funziona il confronta? Allora, io devo sempre fare un valore di riferimento che in questo caso è dinamico, cambia a seconda del risultato che io vado a scrivere qua. Quindi per semplificare la formula ho messo C40, quindi C40 questo è il risultato del se, è come se dentro qua ci fosse il se. E poi gli dico su che matrice devo andare a fare il confronto. Mi fa il confronto su queste due celle qui. Quindi se trova sì, se trova l'1 mi riporta la cella 1. Se trova lo 0 mi riporta la colonna 2, vedete, è sulla 2. Ovviamente l'if, potrete fare anche un if dinamico, quindi se trovi sì metti 1, poi al posto qui si può fare se questo è scritto no, allora mi metti 2, altrimenti metti 3. Quindi questo per dirvi, adesso l'ho scritta male, ma questo per dirvi che ampliando il sì potete utilizzare anche più immagini. Quindi magari mettete sì, compare complete, se mettete no, compare whip, mettete forse, compare un punto esclamativo che sarebbe su un'immagine posta qui. Qui semplicemente ho messo dei numeri, quindi 1, 0. Se avete più immagini fate 2, 1, 0 e così via. Quindi, andando a vedere poi l'indice, dice semplicemente quale immagine vado a recuperare, le immagini che sono su questo intervallo, quindi questa cella e quest'altra cella. Ma quale delle due devo prendere? Prendo il risultato del confronto, vedete, quindi C41. In questo caso mi dice prendi la colonna 2.
Questa è la formula completa. Voi potreste dirmi, vabbè, ma perché devo utilizzare una definizione per inserirla qui e non posso mettermela su una cella che magari è più chiaro, è visibile, è più semplice da trovare? Perché se vado nell'immagine e seleziono il risultato di questa cella, ovviamente l'immagine mi porta il risultato di quella cella, perché interpreta il risultato della cella. Invece noi abbiamo bisogno che le immagini ragioni non con il risultato dell'indice, ma con del confronto, scusate, ma con l'indice. Quindi per poterlo far funzionare bisogna per forza di cose utilizzare la definizione di nome. Non c'è nessun altro modo. Quindi se lavorate con le immagini, l'unico sistema per gestirle in modo complesso come qui è utilizzare una definizione. Quindi torniamo indietro. Se scrivo completato funziona. Praticamente io ho preso questa formuletta qua, l'ho copiata, sono andato in gestione nomi, eccola qua, ho fatto un nuovo e ho inserito qui la mia formula. Adesso io ho fatto dei rientri per semplificarvi la lettura. Ad ogni modo, ecco qua che l'ho scritta qui. Non fate caso a quello che seleziona, perché io adesso l'ho selezionato, vedete, mi dava il risultato. Se qui fosse stato scritto sì, mi avrebbe selezionato complete. Quindi una volta che l'ho creata, non vado altro che nella mia immagine scrivere completato. Ok, potreste dirmi, ma come genero questa immagine? Allora, inserisci, potrei fare forma, e qua ci scrivo, non mi ricordo più come si chiama, completato. E dovrebbe funzionare. Scusate. Ok, ecco qua, scusate, mi ero sbagliato. Non bisogna generare un'immagine dal menu inserisci, ma prendete una qualsiasi delle due immagini che avete incorporato e quando l'avete presa non fate altro che inserire la definizione, così applicate appunto la formula del sì, no. Faccio un ulteriore passo indietro per chi è proprio inesperto. Come faccio a inserire un'immagine di questo tipo all'interno di Excel? Vi faccio vedere molto velocemente, ad esempio, completed, andiamo su Google, scarichiamo ad esempio questa immagine, salva destinazione con nome, la mettiamo nel desktop, ok, la prendiamo, immagini, la prendiamo ovviamente dal menu inserisci, bottone immagini, la prendiamo dal desktop. Non si è salvata, scusate. Salva immagini con nome. Ah, ho sbagliato bottone. Salva immagine con nome, eccola qua. Avevo salvato la pagina HTML. Immagini, ok. Index, eccola qua. Inserisci. Ecco che l'ho inserita. Se io adesso scrivo qui appunto completato, ecco che si trasforma, vedete, sparisce l'immagine che ho caricato ovviamente perché il risultato della formula fa riferimento a questi due oggetti qua. Ok, con questo è tutto. Probabilmente con lezioni future andrò a farvi vedere delle definizioni più complesse che vi permettono di fare cose magiche all'interno di Excel, ad esempio grafici dinamici che premendo dei bottoni si scitta l'asse temporale oppure degli intervalli dinamici, cose così. Non le tratto ora perché altrimenti fareste fatica a seguirmi. L'importante è comunque che abbiate capito che esistono anche questi concetti dei nomi e iniziate a fare pratica perché sono veramente molto molto potenti. Bene, con questo è tutto, vi saluto e alla prossima lezione. Ciao!